Signori, buon salve e bentornati. Oggi indosseremo nuovamente i panni di Sherlock Holmes per affrontare un nuovo caso, punire i criminali e dimostrare quanta arguzia il Brad li porta su questo canale con le mie deduzioni sfavillanti. Il caso di oggi è il caso di Abbey Grange. Non ne so niente, quindi iniziamo. The game is afoot. Not a word. Into your clothes and come. I'll wait for you in the sitting room. I've just received a note from Inspector Lestrade, a letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Solo a me sembra tutto un discorso vaneggiante a quello che c'è appena stato. Andiamo subito al telescopio. Pure di notte questa mi stalkera, pure di notte è lì che mi fissa. Perché cazzo continuiamo a guardare da sto colcio, Toby? I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. Che cane. Che cane. On the table, Holmes. You should take a look. Diamo un'occhiata a sta lettera. Finora mi sembra puri vaneggiamenti di Holmes. Sveglia Watson nel cuore della notte, inizia a rincoglionirlo di parole e poi via così. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. Va bene. Togliamo il sigillo. Primo. I can tell from... Sì, volevo solo ruotarlo. Ah! The Brackenstall family coat of arms. Oh, hanno pure la carta intestata. A wax seal with the monogram E.B. E... Other room. Abbey Grange, Marsham, Kent. Il posto. La casa, la città, la regione. Tra i tre. Hanno messo anche l'ora quando l'hanno scritta. Così, per sport. Mio caro... Forse no. Mio caro signor Holmes, gradirei enormemente la sua assistenza immediata in quel che promette essere un caso di grande rilevanza e che considero possa interessarle. Eccetto la liberazione della signora, direi che è rimasto tutto come l'ho trovato, ma la prego di non perdere neanche un istante, poiché è meglio non lasciarli Sir Eustazio. Eustazio? Va bene, quello che è in italiano. Distinti saluti rispetto alle strade. Eccetto la liberazione della signora, senza contesto, non so di che cazzo si parli, direi che è rimasto tutto come l'ho trovato, ma prima di perdere il tempo. Quindi c'era una signora che è stata liberata da qualcosa e per qualche motivo. Qui ci sono tutti i nostri casi. Com'è che si girava a pagina che non mi ricordo? Non so, così. Non mi ricordo. C'era un modo per girare sta cazzo di pagina diaria. Ah, no, niente, sono qua sotto uno dietro l'altro. E poi ci siamo portati via un trophy. Questo qua era l'ultimo. Il coltello d'argento. Perfetto. Anche se poi era ghiaccio quello che... Allora, ma quello non possiamo portarcelo via. So, what is it, Holmes? Promising, as always, it appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the EB monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. Ba-da-da-da-da. I live in hope of an interesting morning.
subito così, senza per leggere e scrivere. Verso... scrivere. Verso Abbey Grange. I coglioni. Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right. I'm going to examine it. Very good, Watson. La cosa bella, l'avrò già detto di quella cosa qua, è che tu puoi star certo una volta che parli con Lestrade che non è mai come dice Lestrade, ok? È sempre qualcos'altro. Quindi possiamo già escludere che siano stati Randall o qualcosa del genere. E siccome è così convinto che la signora sia un innocente, possiamo anche quasi essere certi che la signora è colpevole in qualche maniera, più o meno. Si sarà legata da sola o roba di questo tipo. Baron Lyndon Brackenstall. Quello che abbiamo qua, sempre Baron Lord Ramsay Brackenstall. Ah, porca troia, si assomigliano un sacco. Beh, non è che ci fossero, cioè, finché ti metti un cappotto sopra non è che ci sia molto da disegnare, dipingere, scusate. Strada Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Ma cos'è, Karl Marx Brackenstall? Lord Brigham Brackenstall. Più o meno. Sir Warthorn Brackenstall. E Cavour abbiamo. Lord George Brackenstall. The Brackenstall family seems rather austere. Austere, vabbè, l'abbiamo. Vabbè, non aggiungiamo niente. Di lì si va di lì, di qui si va di qui, Roma. Consolabile. Please, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes. I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. E già dice farlo fuori. For your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that. Ah, quindi non sono stati ladri. To attempt to deny it. Facciamo un'ispezione del corpo. Ah, questa parte qui non ci interessa. No, sì, ok. Contusioni fresche. È passato qualche giorno dall'ultima volta che ho giocato, quindi sono un attimo arrugginito. Guance pallide. Sì. Spilla d'oro. Canguro origini australiane. No, appena si vede un canguro è così. Abito elegante. Vecchie contusioni, la fede. Partiamo con cosa è successo la scorsa notte. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Sì, che è necessario. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11. Absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... Oh, God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the... Okay, allora il pugno dice che è di questi qua. When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them,
The Elder One struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Allora scusi, se il pugno quando... Se io entro in una stanza e vedo che lei ha la faccia tumefatta, lei mi dice il mio non era un matrimonio felice, immagino che il ceffone, il mal rovescio, gliel'abbia tirato suo marito. Invece qua fa no, è stato un tizio che è entrato alla finestra del mal rovescio, quindi perché sottolineare che il matrimonio non era felice? In qualche maniera poteva anche non saltare fuori direttamente la discussione, no? Buttata così in faccia, a caso, questa cosa qua. Poi dopo le gesta eroica dell'arrivo della signora Teresa, il che vuol dire che c'è una persona in più, può averla legata direttamente Teresa. Parliamo subito di questo matrimonio infelice a questo punto. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk. And he suffered from dark moods, but nothing else. Perché cazzo devi... Le mani, però, ecco, sì, questo l'avevo notato, ha delle contusioni anche sulle mani, il che fa pensare che probabilmente cosa gli faceva? Gli dava le secche sulle mani con, vi ricordate, no, vi ricordate un cazzo voi, il righello, il professore, no, pa, sulla mano, di taglio, taglio. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you... Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Sono opinioni, non so. Penso che chiederlo a altre persone in una situazione differente potrebbe rendere questa qua meno pesante. Did these three villains steal anything? No, sono entrati solo per pestarci. I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. È possibile che in una famiglia così ricca la cosa più figa che ha rubato è solo l'argenteria? Cioè io capisco l'argenteria, ma è argenteria. Quel quadro lì col cane, per esempio, perché non l'abbiamo portato via, che è bellissimo. Vediamo se possiamo guardare il Times. Qualcuno stava leggendo il Times. Vediamo che Times è. Porca tre. Affari di famiglia in crescita. La gang Randall è tornata sulle strade. E da qui la signora può aver avuto l'idea, onestamente. Meno di 2 settimane fa questa famigerata famiglia di ladri, conosciuti come i Randall, è tornata all'opera tramite una brutale ma riuscita intrusione in una delle case più ricche di Sydenham. La polizia è già sulle loro tracce, ma i particolari del caso sono confidenziali, compreso il nome della vittima. Un testimone è riuscito a fornire una descrizione precisa di tutti e tre gli uomini, offrendo certamente alla polizia la possibilità di completare il profilo di questa famiglia di malviventi. Ci permettiamo di ricordare i nostri stimati lettori questa pericolosissima banda e di fornire la completa descrizione attualmente disponibile. Allora, la banda è stata operativa a lungo ed è composta da 3 elementi: un padre e i suoi due figli, il più anziano, e questo è il primo dettaglio che ha dato la signora. Jack Randall è sulla 40, i capelli grigi, mi pare che abbia dato anche questo dettaglio, statura e corporatura media, come ideatore dei furti, lui comandare i suoi figli vicini in età ma di aspetto molto diverso. Il primogenito William Randall, alto, spalle larghe, una piccola testa sproporzionata, mentre il fratello Melvin Randall è di costituzione più debole e di corporatura esile. La banda non è ricercata solo per frequenti furti e intrusioni, ma anche per l'estremamente brutale pirateria che praticavano prima di tornare in Inghilterra. Fate attenzione e tenete sicuri i vostri oggetti di valore. Dallo minore costituzione più debole, corporatura esile. Corporatura esile. Corporatura esile, dice la signora. La signora ci dice che è di corpora... Allora glielo dirò. Dice qua... voglio vedere la descrizione. Ma mi sono avvicinato ai vetri e mi sono trovato a faccia con un uomo anziano, spalle larghe. Ne ho visti altri due. Uno mi ha dato un pugno violento, fatto cadere sul pavimento. Quando ho ripreso i sensi mi sono trovato a testa da una sedia pran. Allora, la descrizione la può aver presa palesemente dal libro. Cioè, dal giornale, non c'entra assolutamente un cazzo. The Randall Gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Grazie Sherlock per aver detto una cosa che ho già detto io.
Allora, i Randall sono conosciuti, criminali identificati. Esatto, questo è il primo indizio molto semplice che abbiamo messo a parte. Il furto era una montatura e tutta la storia è stata inventata per incolpare Randall della morte di Sir Austin, testimone della prova, appunto, la banda. No, per conto mio, questo. Buono. Iniziamo così. La signora dice cazzate. Già il fatto, signora, la cosa peggiore è colpa di Lestrade. Perché se Lestrade avesse detto che lei è innocente, io avrei avuto dei dubbi. Ah, c'è una fotografia. Ci sono dei graffi. These scratches are most definitely made by the picture frame. Trapper's Hut. Capanna di un cacciatore. Ma cosa c'è dietro questa capanna di un cacciatore? Oh, una cazzaforte. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. È quello che ho detto all'inizio. Perché cazzo rubare della argenteria? Vediamo prima di parlare con la colpevole. Vediamo se c'è qualcos'altro oltre la foto. Siamo lesbicozze. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? Mi sembra così palese questo caso che non può essere questa la soluzione. Questo è il secondo plot, secondo me. Dai, è troppo facile. Gibilterra. So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. È il nome della nave, la roccia del Gibilterra, ok. Sì, vabbè, che sono australiani l'abbiamo già detto. Il fatto che la tizia sia con lei da tanto tempo comprova un attimino quello che avevo pensato, cioè che qui c'è un po' di lesbicaggine che va in giro, secondo me. Però, signora, aprimi la cassaforte. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Ma che pensi mi? Your ladyship? Guardate come cammino a falcate lunghe. Let us try to open this safe. This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Ehi, sono un esperto. Ah, sinistra, destra, sinistra, di solito. 17. Dovevo sentire un rumorino che vibrasse. Comunque, vediamo. C'è poca roba qua dentro. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. Vabbè, lo tieni sui soldi come vuole. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. E poi, un testamento? No, un referto bene. Forse per questo che beveva? Non lo sappiamo. Sir Eustazio, non so in italiano. Le sue attuali condizioni fisiche e mentali sono molto preoccupanti. Si riscontrano vari sintomi di scompenso epatico. All'epoca del nostro ultimo incontro i suoi occhi erano iniettati di sangue e la sua pelle giallognola. Il suo alito emanava un odore particolare tipico di chi soffre di un disturbo al fegato. Inoltre ci sono gli ascessi polmonari di cui abbiamo parlato, i crampi alle gambe che mi ha descritto sono provocati da un'alterazione del sistema nervoso causato a sua volta da un eccesso di alcol, così come i tremolii. Il suo fegato sembrava eccessivamente duro all'epoca della visita, segno dell'evolversi di una cirrosi. Sono presenti anche sintomi di ascite, cioè liquido nella cavità peritoneale, di cui una prova gonfiore del ventre. Il dolore sotto la costola sinistra indica un disturbo al pancreas che potrebbe portare a una pancreatite fatale fulminante. Le sue condizioni possono rappresentare un rischio per gli altri. Il suo consumo eccessivo di alcol riduce il suo autocontrollo, aumenta la sua aggressività. Sono a disposizione per aiutare i suoi problemi. Esistono vari trattamenti. Si sta facendo un'ipotesi nella mente. Un'ipotesi. Parliamo con la vecchia Teresa. La vispa Teresa. Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. Prima fatti squadrare, Teresa, che hai la faccia di una che non la racconta giusta. Rughe di mezza età.
Premura. Macchia di caffè. Dove l'ho beccata la macchia di caffè? Ah, qua sotto. Però qualcosa che non mi torna. Stai ferma, Teresa, stai ferma che devo analizzare meglio la situazione. Vedo un cazzo, Teresa. Teresa, cosa mi nascondi, Teresa? Cazzoletto. Qua. Mani. Mani da lavoratrice. Premura, non so cosa sia. Dimmi della notte scorsa. As I looked out my bedroom window, I saw three men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. If I'd known... And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behaviour. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead. But a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. One with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was specially hard for her. Adesso è stato lui, no? Ragazzi, cioè, non è fastidioso quando andate a conoscere una possibile partner e questo vi butta in faccia i soldi, questa violenza dei soldi in faccia, dei suoi titoli nobiliari che vi costringono fisicamente a stare con quella persona? È orribile questa cosa, è orribile. Molto meglio ti mette le mani in faccia. Dall'Australia, comportamento violento, nessuna vita privata dall'Australia? Una vita privata dall'Australia. Lady Brackenstall sposò Sir Eustazio poco dopo il suo arrivo in Inghilterra e rimaneva a casa sempre. La possibilità che lei e la sua cameriera avessero legato con qualcuno in questo paese sono molto esigue. Conosceva qualcuno della Rock of Gibraltar. Può darsi. Per ora io vado così perché penso male. Diciamo, queste due cose qui non credo vadano. Infatti non. L'ho fatto giusto per, ma. Zero. Va buono. Per ora voi due numero... Per lustra la scena del crimine nella sala da pranzo, indaga sull'omicidio. Ok, qui abbiamo finito, ragazze, giovani. Andiamo a vedere altro. Forse di qua. Andiamo di corsa. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. Sì, Watson, si è già dato da fare qua. A trapper's hut. Ora, un'altra capanna di un cacciatore. Non è uscito un altro... Infatti, eccolo là. Aspetta. A trapper's hut. È pieno di foto di capanne di cacciatori, sta cazzo di casa. È la terza che vedo. The hunting scene. Devo analizzare tutto per via della cosa finale, no? The hunting scene. Oh, che tocco di classe. Passato sui cocci. The hunting scene. No, voglio vedere qua. Prima di esaminare il corpo, mi piace guardare le altre cazzate. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. Non era più facile portarsi via la scatola con dentro la roba invece che incularsi la roba. Dico già in un contenitore perché this candlestick is valuable. It is interesting. Not also quello che ho detto all'inizio. Strano che abbiano rubato solo l'argenteria. These wine bottles are expensive and mostly from France. Forse per quello che non le hanno volute allora. Sarà perché vengono dalla Francia. Penso che abbiamo. C'è ancora qualcosa con queste cazzo di credenze che non ho visto.
Una cosa. Cosa? Qua in mezzo. A bottle of wine is missing here. Qualcuno avrà bevuto. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silver. E una bottiglia. Perché comunque il viaggetto di ritorno è abbastanza noioso. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. Sembra un po' strano. A deer hunt. Cazzo al cervo, no, pensavo una cosa del cazzo. Qua sul tavolo. This glass has some wine traces, but no visible bee's wing. E questo non ho idea. There is bee's wing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. Quindi è una scena creata. This glass has some wine traces, but no visible bee's wing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of bee's wing inside it, while the other two are clear. Chateau Calon-Ségur, French wine, Grand Cru. A decanter standing next to the open bottle, an inseparable pair indeed. Ah, vediamo un po' sto corpo. So, Watson? What have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Quite a large stick, a formidable weapon. Non so se è un'arma formidabile, io sto guardando i piedi nudi. Barefoot. He had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Okay. That must be the murder weapon. Ma altro qua no. The head was cracked with the force of the blow. Se ti ha splashato un bel po'. Allora. Io non voglio dirlo, Però se il sangue è qui in basso, è come se avesse bevuto qualcosa che lo ha fatto cadere in terra e fosse stato colpito da sdraiato. Non lo so, la butto lì. It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Comunque diciamo che il colpo non è stato dato dall'alto. Potrebbe essere svenuto e aver sbattuto la testa lì e poi hanno appoggiato l'attizzatoio. Ah. Mensola del caminetto. Che dettaglio intrigante. Mensola del caminetto, che fumi. Niente, gli vado dentro a me. Del caminetto. Ah, pezzo di corda. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. Perché? A fur trader's cabin. La cosa della corda non l'ho capita. Ah, è la corda quella della campanella per chiamare la gente, per chiamare tipo assistente. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. Sì, quindi non loro. Il tizio, sì, va bene, non sei neanche qua. Qui non mi aveva detto tipo mensola. Era solo un modo per farmi guardare in alto, perché magari comunque non c'è. Watson was instant. Sì, grazie Watson, sempre utile lei. Plus la scena del crimine, la sala da pranzo. C'è ancora qualcosa che dobbiamo tirar fuori da qua, a quanto pare. Antique hunting weapons. Sì. Ancora qualcosa che non va. C'è a fur trader's cabin. Qua si parla solo di pelli, caccia, pelli. This house feels rather sinister. I can't say that I like it here. Cosa che potrei aver mancato? Non mi piace il fatto che ho fissato qualcosa che dovrebbe essere ovvio, perché non è che ci sono sedia. Ecco quel pezzo di corda. Pezzo di corda tagliato per legare la signora, quindi questa è la sedia. Sailor's knot.
That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. Oh, onestamente ha detto che anche i Randall erano, facevano pirateria, quindi potrebbe essere, però mi puzza troppo. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Mi puzza veramente troppo quella roba lì. Prendi Toby a Baker City e segui la scia olfattiva. Possiamo andare a situare il cane? Oh, prima di tutto... la Madonna, quanta roba! Ferma. Smetti di girare, che non capisco un cazzo. Ok, qua, fermo. Comportamento violento. Camino, bicchiere con patina di vino, cadavere. Bicchiere con patina... No, bicchiere... Porca... Non me ne frega niente i criminali. Bicchiere con patina di vino, cadavere. No. Due bicchieri. Ok. Tre persone hanno bevuto del vino da questi bicchieri. Uno di loro probabilmente preferisce il vino che lascia la patina. Due persone hanno bevuto i bicchieri. Il bicchiere stente con la patina fatteva solo i fondi degli altri due bicchieri. Non hanno usato il decanter. Per ora questa cosa qua non la tocco perché non ho idea. Non mi sono fatto un'opinione di quella cosa. E la lasciamo lì. Abbiamo altre situe qua che possiamo collegare probabilmente. Corda annodata. Attizzatoio piegato. Comportamento violento. Credo... Ah, secondo me... No, giusto permanent. No, non sono convinto. Attizzatoio piegato, camino... No, cadavere. E anche qui per me puzza, La morte signora può essere stata causata solo... Causata dal colpo di attizzatoio. Di attizzatoio. Sì, però secondo quando era già in terra. Non mi torna lì la roba. Corda annodata, camino... No. Vabbè, corda annodata si intende la tizia. Camino... Cadavere. Ah, eccolo qua. Questo è stato colpito con la testa sul camino. La morte può essere. No, io sono più per. La morte può essere causata da un colpo accidentale con la testa sul caminetto. È un'opzione. Però così. Non viene la situa qua. Invece col colpo di attizzatoio le cose tornano in qualche maniera, ma non lì. Criminali identificati, corda annodata, tanto non c'entra niente, vediamo se riusciamo a collegare questi, no. Non lo so, per adesso non mi voglio spingere in là da cercare qualcosa. Andiamo a prendere Toby a Baker Street e seguiamo l'odore. Signori miei, l'odore. Porca puttana, c'è tutto un esterno, io pensavo di dover partire. Vediamo se troviamo qualcos'altro. L'ha ingannata con i soldi e i titoli, poi era un ubriacone. Vuol dire che non sei passato insieme neanche 5 minuti, figa, perché un alcolizzato, lo vedi che è alcolizzato, non è che ci vuole... O che la cirrosi, non è che tipo... Non l'avevo notata nelle prime settimane di conoscenza, questa cosa. A parte il fatto che sembra che ci siano delle bisce, non mi sembra ci sia... niente di utile qua. Altro times, buttare così, no, niente. Il gioco dice vai a Baker Street a prendere Toby, noi andiamo a Baker Street a prendere Toby.